Buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Prima Notizia. Oggi gran parte del Potentino si è risvegliato nuovamente sotto la neve e per ora non ci sono disagi, così come ci hanno segnalato i vigili del fuoco. Vedremo avanti come si evolverà questa situazione e scuole aperte anche nella città di Potenza, così ci fa sapere il comune. E intanto le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Naturalmente in primo piano sulla stampa nazionale c'è la guerra in Ucraina e noi proprio di qui vogliamo partire perché l'intera nazione si sta muovendo per accogliere i profughi messi in fuga dalle bombe lanciate dalla Russia, da questo assedio. E non si ferma neppure in Basilicata la macchina dell'accoglienza in attesa dell'arrivo dei cittadini in fuga dalle macerie. Diversi comuni lucani che stanno in queste ore offrendo la disponibilità ad aprire le porte a bambini, donne e interi nuclei familiari. Sentiamo Isabella D'Andrea. Mentre in Ucraina si aggrava il triste bilancio di una guerra inutile, la macchina della solidarietà che da sempre unisce la comunità lucana continua a lavorare sulla logistica dell'accoglienza in vista dell'arrivo dei profughi. Si allunga ogni ora di più l'elenco dei comuni lucani che hanno dato la disponibilità ad accogliere cittadini ucraini, bambine, donne, anziani, interi nuclei familiari in fuga dalla guerra. Ad Anzi, Colobraro, Rotondella, Pignola e Viggianello si aggiungono Novasiri, dove lo stello locale ha dato la disponibilità per 14 posti, e Bella. In quest'ultima comunità si attende per martedì l'arrivo di tre famiglie, il cui viaggio è stato donato dal Picerno Calcio. Per iniziativa delle Caritas diocesane, le offerte raccolte nella giornata di oggi durante le celebrazioni eucaristiche saranno inviate alle Caritas ucraine. Intanto continuano le raccolte di solidarietà. A Pignola l'associazione giovanile Young Minds Events & Co. ha scelto di lanciare un appello congiunto con l'associazione Potenza Città per le Donne attraverso una raccolta di medicinali, parafarmaci e alimenti. I cittadini possono recarsi alla stazione degli autobus di Pignola per fare la propria donazione. Pignola sta rispondendo molto bene. Negli anni, comunque, anche con altre associazioni abbiamo realizzato altre raccolte fondi per quanto riguardavano le emergenze. Per cui Pignola risponde sempre molto bene con la solidarietà. Abbiamo bisogno, o meglio, hanno bisogno specialmente di farmaci, medicine, alimenti per bambini, per gli adulti, brioche, pasta, roba per l'igiene personale. Fondamentale è anche la raccolta di sangue e plasma, raddoppiato in questo senso l'impegno di Fidas e Avis. Abbiamo ritenuto fosse giusto come direttivo autotassarci per poter contribuire a questa, diciamo, emergenza. Abbiamo prediletto, abbiamo deciso di, insomma, di donare garze, tutto materiale sanitario, una cassetta di pronto soccorso, tutto ciò che poi effettivamente potrebbe essere utile nei campi di accoglienza. E, niente, continuiamo a dire che bisogna sostenere la donazione importante, che sia donazione di sangue, di plasma, di medicinali. Qualunque forma di donazione è un modo per far del bene prima di tutto a se stessi. Cominciamo la nostra rassegna stampa, come di consueto, andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud, dedicata appunto alla politica. Bardi ad un bivio, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia insistono per lasciare fuori solo Leone e Mera, ma il governatore nella sua lettera era stato categorico su cinque nomi nuovi. Sui cinque nomi nuovi, tra gli scenari possibili, l'ultimo avrebbe effetti imprevedibili. Stiamo parlando naturalmente della formazione della nuova giunta. Dopo che il presidente dell'esecutivo lucano Vito Bardi l'ha azzerata, fino a ieri nessuna intesa sulla nuova giunta e lunedì è arrivato, quindi bisognerà forse aspettare entro la giornata di domani. C'è il punto di vista di Nino Grasso, Regione, il capolavoro politico del presidente, andremo poi ad approfondire questa notizia. E poi c'è la Lamorgese che dopo il rinvio della settimana scorsa ritorna
in Basilicata per ritorna verrà in Basilicata per inaugurare la Dia Simonetti, città della pace ferma, a rischio i 2 milioni per i lavori della struttura a Scanzano e naturalmente Simonetti del Centro Studi Sociali della Basilicata mette in evidenza il fatto che con questa struttura aperta avremmo potuto comunque dare ospitalità soprattutto alla comunità ucraina che si sta spostando verso l'Europa. Covid, ennesimo decesso, hub sempre più vuoti, dice la nuova. E poi ancora vediamo l'Ucraina, la mobilitazione dell'ANCI, fondi per aiutare le famiglie, è difficile inviare cibo e acqua. E c'è lo sport, lo vediamo qui in evidenza. Un secondo posto di gioia, Serie D, il Francavilla vince ancora, davanti c'è solo il Cerignola. E ancora per questo campionato di calcio, Corrado gol al 90esimo, 3 punti di speranza per il Rotonda, battuto il Fasano. E poi come di consueto alla domenica c'è il volley di A2. L'Agonegro sbatte su Cisolla e l'ex Mazzone KO 3-1 a Brescia. Andiamo avanti, vediamo ancora le ipotesi sul tavolo per il governatore, una questione politica di credibilità. Fino a ieri sera nessuna intesa con i partiti per la nuova giunta, e lunedì è arrivato, ecco qui vediamo in evidenza la lettera che era stata inviata dal presidente Bardi ai partiti, ai quali Bardi chiedeva di fare i nomi per eventuali nuovi innessi nell'esecutivo lucano, ma fino ad ora non è arrivato alcun nome e quindi bisogna ancora attendere. Per quanto nei partiti non ci si metta d'accordo, ci sono già delle possibilità di assessori esterni, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni precedenti. Andiamo avanti, il lavoro delle donne incontro a più voce, a Potenza nel Palazzo della Cultura, domani mattina alle 10.30, sia prevalentemente scientifica la richiesta di Europa Verde per rilanciare l'ARPAB. Sappiamo dopo il caso Tisci, il DG è stato comunque revocato dal suo incarico e si aspetta proprio la giornata di domani affinché insomma questa iniziativa diventi sia varata. Andiamo avanti. Il punto di vista di Nino Grasso, l'avevamo letto nella prima pagina, Regione, il capolavoro politico di Bardi, cambiare tutto per non cambiare niente, dice Grasso. Con l'inatteso azzeramento della giunta e l'ultimatum del governatore, ai partiti di maggioranza a fornire i nomi dei suoi assessori, è stata messa la sordina alla vera emergenza politico-istituzionale legata alla presenza in un clima di caserma di una sovrastruttura tecnica della presidenza con pieni poteri. Così, dopo mesi di inutili confronti, prevale il gattopardismo della politica, ridotta a mera distribuzione di poltrone. Ci va duro dunque Nino Grasso su questa situazione. Siamo all'emergenza pandemica in Basilicata, Covid non ce la fa una 65enne deceduta al San Carlo, una donna di Sant'Arcangelo vaccinata ma con patologie pregresse, cala a 89 il numero dei ricoverati, 2 pazienti nelle terapie intensive e quasi 400 nuovi casi scoperti. Anche in Basilicata, hub vaccinali pressoché vuoti, sotto quota 1000 da 10 giorni le dosi somministrate. Si fermino le speculazioni, la denuncia della Coldiretti a difesa del comparto, annunciata una manifestazione a fine mese. Vediamo, preoccupa l'aumento indiscriminato dei costi di produzione. Il ruolo dell'imprenditrice a Potenza, l'assemblea dell'associazione Donne in Campo della CIA. E noi andiamo avanti con le altre notizie, l'avevamo anticipato andando a leggere la prima pagina di oggi del quotidiano La Nuova del Sud. Il ministro Lamorgese sarà a Potenza per inaugurare la sezione lucana della direzione investigativa antimafia e da Pietro Simonetti la richiesta di aprire le porte della città della pace di Scanzano per i profughi in arrivo dalla guerra. Sentiamo Alessandro Panuccio. Dopo il rinvio dello scorso 25 febbraio dovuto agli impegni per la guerra scoppiata in Ucraina, oggi il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sarà a Potenza per inaugurare la sezione lucana della Direzione Investigativa Antimafia, già operativa da qualche giorno nella lotta alla criminalità organizzata nella nostra regione, con grande attenzione al riciclaggio di denaro sporco. La cerimonia avrà luogo alle 11.30 nei locali dello stabile di Via Vaccaro, individuato come sede della sezione operativa della DIA. Successivamente il ministro si sposterà in prefettura, dove alle 12.30 sottoscriverà con il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, il protocollo d'intesa per l'attuazione del numero unico d'emergenza 112, alla presenza della stampa. A invocare a più riprese
Pugliese, l'istituzione della DIA in regione era stato il procuratore Francesco Curcio, poi seguito da numerosi esponenti del mondo politico e dell'associazionismo. Intanto un appello indirizzato alla ministra arriva da Pietro Simonetti, coordinatore del gruppo Trasporti nel tavolo caporalato del Ministero del Lavoro, che segnala all'esponente del governo con una lettera alle indirizzata il mancato completamento del centro d'accoglienza Città della Pace a Scanzano Ionico, realizzato con i fondi del PON Legalità per 2 milioni di euro, secondo le intese intercorse nel 2018 con la Regione Basilicata. Simonetti chiede alla ministra di fare il punto con i due prefetti e il presidente Baddi al fine di aprire le porte del centro all'accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra. E arrivano le prime notizie relative alla chiusura delle scuole causa neve. Le scuole che attualmente sono chiuse sono quelle del comune di Picerno, del comune di Bella e di quello di Avigliano. A Potenza, per quanto attiene le scuole a Potenza, ancora nessuna notizia. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. E vediamo, ecco qui la pagina di Potenza e Provincia. San Carlo muore a 68 anni, ma reni, fegato e corne di una napoletana tornano subito a vivere. Venuta a mancare sabato per emorragia cerebrale, tra ieri e oggi il prelievo degli organi. E poi terremoto, una piccola scossa di magnitudo 2.9 si è verificata nel capoluogo nella giornata di ieri. In centro si potrà pattinare fino a Pasquetta, inaugurata la pista sul ghiaccio, ma per molti cittadini le priorità ora sono altre. Questo avviene nella città di Potenza, in piazza Mario Pagano. La carezza del Papa agli alunni della Savio, scambio epistolare tra il Pontefice e le quarte della primaria accolte dal Vescovo in cattedrale. Nella pagina di Matera e Provincia, dal centro storico alla periferia, candidati i primi progetti per oltre 35 milioni di euro. Anche il comune di Matera ha le prese con l'importante sfida sul fronte del PNRR per ammodernare la città. In fase avanzate concorsi per l'assunzione di 27 figure professionali per rafforzare la macchina comunale e fronteggiare al meglio gli impegni del piano nazionale di ripresa e resilienza. Solo con la democrazia ci possiamo sentire parte di una comunità, ha presentato il nuovo ciclo di seminari del Circolo La Scaletta, come sappiamo molto attivo nella città di Potenza, non solo per quanto attiene iniziative in ambito culturale, ma anche per quanto attiene insomma tutto quello che riguarda la vivibilità nella città di Matera, ma anche in Basilicata. Il direttivo del circolo ha incontrato sabato scorso gli studenti dell'istituto Pentasuglia. Montalbano, città dell'olio, l'amministrazione ha aderito al progetto curato dall'associazione nazionale. E prima di andare a leggere le pagine sportive, sappiamo questo essere un lunedì ricco di eventi sportivi in Basilicata, così come anche a livello nazionale. Parliamo ancora della crisi e dei contraccolpi di questa guerra che si avvisano soprattutto sul settore economico, con il caro energetico e con la carenza delle materie prime che stanno creando non pochi problemi al settore agropastorale della Basilicata. Per questo Coldiretti Lucana si sta mobilitando per una grande assemblea in programma per la fine di marzo. Sentiamo. La carenza di materie prime, i prezzi incontrollati del latte, ma anche il caro energia legato alla crisi internazionale, fattori che stanno condizionando fortemente il settore agropastorale lucano. Per questo la Coldiretti di Basilicata si sta mobilitando per organizzare una grande manifestazione per fine marzo a Potenza, sotto i cancelli della regione. L'associazione agricola da giorni è impegnata sul territorio con assemblee per incontrare i vari iscritti e con loro denunciare le speculazioni a danno delle stalle e delle imprese agricole. Nei giorni scorsi i vertici provinciali della Coldiretti hanno incontrato il prefetto di Matera e sono in attesa di essere ricevuti da quello di Potenza, per cui è stata comunque inviata una nota. Ai due rappresentanti del governo, evidenziano il presidente regionale di Coldiretti Antonio Pessolano ed il direttore regionale Aldo Mattia, abbiamo ribadito la necessità di aprire un tavolo con la regione per dare riscontro ai bisogni dell'intero settore. Da mesi infatti la situazione è diventata insostenibile, condizionata dall'aumento indiscriminato dei costi di produzione con effetti negativi sui bilanci delle imprese agricole.
Siamo preoccupati, concludono Pessolani e Mattia, dal lungo letargo che da settimane ormai sta caratterizzando il governo regionale. L'agricoltura non può aspettare incontri e beghe varie. E leggiamo insieme il post che è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Potenza. Il sindaco Mario Guarente ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado oggi 7 marzo 2022 nel capoluogo di regione, esclusi gli asili nido, quindi scuole chiuse anche nel capoluogo di regione, come ci fa sapere il sindaco Guarente attraverso la pagina social del Comune di Potenza. Continuiamo la nostra rassegna stampa, siamo allo sport, campionato di calcio di Serie C. Ecco qui in contrapposizione le nostre due squadre lucane. Potenza, una gioia esterna riassaporata ad un anno di distanza, l'ultimo successo in trasferta, lo ricordiamo, il 31 marzo 2021 a Cava, frattura una costola per Ricci, out 20 giorni, e questo non ci voleva. Come sappiamo il Picerno non ha potuto giocare proprio causa neve, dopo lo stop forzato si pensa alla gara contro il Foggia, ma noi vogliamo fare il riassunto di questa giornata, la 30ª del campionato di calcio di Serie C, con l'aiuto delle nostre schermate. I risultati della 30ª giornata del girone C di Serie C: Bari Virtus Francavilla 2-1, Catania Monterosi 3-1, Latina Potenza 0-3, Messina Juve Stabia 0-1, Monopoli Catanzaro 2-1, Paganese Avellino 0-2, Palermo Vibonese 3-0, Picerno Campobasso non disputata per neve, Taranto Foggia 1-1, Turris Fidelis Andrea 1-0. La classifica: il Bari allunga di nuovo a quota 62 punti, segue il Catanzaro a 55, Virtus Francavilla 53, Avellino 52, Monopoli 49, Palermo 48, Turris 45, Latina 42, Foggia 41, Picerno 40, Juve Stabia 39, Monterosi 37, Catania 36, Taranto 35, Campobasso 33, Messina 32, Paganese 29, Potenza 26, Fidelis Andrea 23, chiude la Vibonese a 16. Siamo alla gara di ieri nel campionato di calcio di Serie D con il Francavilla. Che salto in alto, dice la nuova. I sinnici piegano la resistenza dell'Altamura e scavalcano il Bitonto al secondo posto della classifica. Gol vittoria di Melillo. E andiamo ad approfondire la prima posizione del Cerignola. Ora è lontana, 5 punti, una distanza importante ma non colmabile. Andiamo avanti, siamo alla pagina sulla gara che ha disputato il Rotonda, che si è affermata sul Fasano 1-0, un gol al 90° dell'attaccante argentino che consente al Rotonda di battere il forte Fasano. A segnare è stato appunto Corrado, come abbiamo potuto leggere. E anche in questo caso possiamo fare il punto di questo campionato con l'aiuto delle nostre schermate. I risultati della 27ª giornata del girone H di Serie D: Cerignola Casertana 3-0, Bitonto Casarano 0-1, Brindisi Nola 2-1, Francavilla Altamura 1-0, Lavello Nardò non disputata per neve, Mariglianese Bisceglie 0-1, Nocerina San Giorgio 2-0, Rotonda Fasano 1-0, Sorrento Molfetta 1-0, Virtus Matino Gravina non disputata per Covid. La classifica: Cerignola in testa con 59 punti, sale al secondo posto il Francavilla a 54, segue il Bitonto a 53, Fasano 45, Nocerina 44, Gravina 42, Sorrento 40, Casertana 39, Molfetta 36, Lavello 34, Casarano 32, Altamura, Nola e Mariglianese 30, Rotonda 29, Bisceglie 28, Brindisi e San Giorgio 27, Nardò 22, chiude la Virtus Matino a 16. Chiudiamo con il volley, la lettura delle pagine sportive sulla nuova del Sud. Vediamo Cave del Sole, poco incisiva, l'ex Mazzone la punisce a suon di ace. Brescia Cave Lagonegro 3-1, i lagonegresi recuperano un set di svantaggio, ma Brescia ha più fame e trova 3 punti d'oro in chiave salvezza. E prima di andare a leggere l'altro quotidiano locale, ci sono le previsioni meteo, vediamo che cosa sta succedendo. Thank you.
Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che ancora vedrà correnti fredde in arrivo dall'est Europa interessare il nostro paese, soprattutto il versante adriatico e il sud. Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità, con queste nubi che tornano a interessare tutte le regioni adriatiche, diciamo dalla Romagna in giù, e poi anche al sud, specie nel sud peninsulare, situazione molto variabile. Nel resto d'Italia invece non mancheranno ampie zone di sereno. E tornano anche delle nevicate sull'Appennino centro-meridionale, anche a quote relativamente basse. Come vedete non si tratterà di precipitazioni particolarmente diffuse e intense, però qualche fiocco di neve sull'Appennino cadrà fino a 400-500 metri e qualche goccia di pioggia lungo le zone costiere, specie sull'Adriatico. Quindi in definitiva ci attendo lunedì di bel tempo al nord e sul medio alto Tirreno, compresa la Sardegna. Invece sul medio Adriatico e il sud tornano parecchie nuvole, diciamo anche qualche precipitazione, neve nell'entroterra fino a 400-500 metri, qualche piovasco lungo le zone costiere, però ecco, precipitazioni non particolarmente insistenti, anzi alternate anche a delle pause con qualche parziale schiarita. In tutta Italia però temperature relativamente contenute, soprattutto di notte al primo mattino, e attenzione anche al vento che si farà sentire al centro-sud. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebimeteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Dunque sul Potentino continua a nevicare e le scuole rimarranno chiuse, oltre che a Picerno, a Bella d'Avigliano, come abbiamo sentito prima, nella città di Potenza, anche a Maschito e anche a Genzano. Proseguiamo la nostra rassegna stampa andando a leggere il quotidiano del Sud, l'apertura ancora dedicata alle non decisioni del Presidente della Regione Vito Bardi, regione prigioniera degli ultimatum dai leghisti a Bardi, persi mesi per risolvere una crisi che rischia di pesare sul futuro della Basilicata nel mezzo di una pandemia, di una guerra in Europa e con progetti del PNRR da concretizzare. Dopo il silenzio dei partiti l'attenzione si sposta ora sul governatore. Andiamo a vedere anche le altre notizie. A Matera PNRR, progetti per oltre 35 milioni, ma è polemica sulle consulenze. E a Potenza lo vediamo in evidenza, il nostro ponte Musmeci, progetto preliminare sul ponte Musmeci, la gara entro l'anno. Si spera in Val d'Agri, studio di fattibilità, Vigiano spera nel collegamento con l'autostrada. A 78 anni dalla tragedia, il cantante USA che raccontò in note il treno di Balvano, il nostro gas per abbattere i costi. A Matera la raccolta firme a sostegno della proposta del PD regionale, il caro bollette, appello al presidente Bardi perché si prendano provvedimenti. E vediamoci una notizia che riguarda il comune di Salandra: per il decreto ingiuntivo sui rifiuti si rischia il collasso, nuovo appello della minoranza al prefetto. Nella spalla ci sono le brevi di sport, recuperati 3 punti sulle avversarie per quanto attiene il Potenza, Francavilla nel campionato di Serie D di calcio, Melillo regala secondo posto da favola, Rotondo un'altra vittoria per risalire, Matera goleada e a lungo sul Rionero. E adesso ci dobbiamo spostare sulle pagine nazionali, dove vediamo in primo piano c'è il conflitto in Ucraina e le notizie purtroppo non sono buone. Prima però qualche istante di pubblicità, restate con noi. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione a chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392-02-08-806.
Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139, capitalfair.it. Rassegna stampa nazionale, cominciamo con Repubblica. Devastante sofferenza, l'abbiamo vista circolare ieri questa immagine di una famiglia in fuga che è stata colpita a morte e ci sono i soldati ucraini che cercano di capire se è il caso di poter aiutare questa mamma con questi due bambini, li abbiamo visti con gli zainetti e con le valigie nel momento in cui stavano allontanandosi. Denuncia della Croce Rossa, scene spaventose, la gente vive nel terrore, si spara sui civili, continuano i bombardamenti, stallo diplomatico, Putin nel conflitto, chi ospiterà jet ucraini, Zelensky, battiamoci fino alla fine, Draghi sostegno a Kiev. E dal Repubblica andiamo sul Corriere della Sera, ci sono le stesse immagini, questa volta i corpi sono stati coperti, il titolo profughi in trappola, la guerra in Europa, niente tregua, raid e spari sui civili, Zelensky ci massacrano lentamente, dateci jet, Putin a Macron, vado avanti. Leggiamo La Stampa adesso, stessa fotografia che noi vorremmo evitare, strage senza fine, fallita la tregua, bombe, razzi sui civili, evacuazione impossibile, Zelensky ha parlato con Draghi nell'ingresso per quanto attiene l'ingresso in Europa, così Mosca piomba nella preistoria per Putin, ritorna lo spettro di Kabul e poi su quel tavolone le paure dello zar, perché in guerra muore la verità. E ci sono ancora altri pezzi su questo quotidiano, perché Zelensky vince la sfida dell'informazione, il nuovo ruolo di Bruxelles, il dovere dei singoli stati, ma sulle emissioni di gas è vietato tornare indietro, Gentiloni, ci sono le interviste, energia, difesa, sta nascendo un'altra Unione Europea, Mid, non sarei stupito da un golpe al Cremlino, Kurkov, fermate Vlad, altrimenti toccherà a voi. E andiamo avanti, siamo su Libero, guerra, allarme, Conti, attento Draghi, Confindustria avvisa con il caro energia, il piano per la ripresa è tutto da riscrivere. Addio all'ecologia, ci toccherà ricorrere a carbone e a petrolio, non basterà la Lega al Premier, inaccettabili le forzature su tasse e catasto, trasferito in un bunker, lo zar minaccia il Cristo di Leopoli che in questo caso è stato messo al riparo. Siamo sul Giornale, contro assedio a Putin, bombe sui civili, Croce Rossa e Papa contro l'orrore, leader mondiale in pressing, Russia a un passo dal default, proteste, arresti e prime defezioni nell'intelligenza, Zelensky chiede i jet e sente Draghi sull'Ucraina, in UE crescono gli oppositori. E siamo sul Fatto Quotidiano, ancora in primo piano il conflitto in Ucraina, mediatori in campo e Putin alza il tiro per trattare, guerra e pace, Bennett va avanti, gli USA chiamano la Cina, Vaticano disponibile, e le ripercussioni per quanto attiene l'economia, Mosca, l'Enel e i sogni della transizione green, ancora in l'assessore di Fratelli d'Italia, amico dei neri russi di Donbass, non riusciranno a imporre a Kiev governi fantocci, questo lo dice Zelensky. E poi vediamo la Will contro le spese, militari caro energia, tasse agli extra profitti, interviste il segretario Pierpaolo Bombardieri al Fatto. E poi ancora donne e bimbi in fuga da Odessa, assediate in Russia, 5.000 arresti dei fronti, sempre più vittime in Ucraina e proteste anche a Mosca.
Siamo sul giornale economico, il Sole 24 Ore, ancora la guerra in Ucraina, bollette, risparmio, imprese, il conto della crisi per l'Italia, mercati e investimenti, borse sotto stress, le contromisure per proteggere il portafoglio e ancora energie, rincari, già stanziati 11,8 miliardi tra taglio di oneri e IVA ridotta, business bloccati, Russia off limits, 2200 le aziende con metà export, tutto su Mosca. E leggiamo anche Italia Oggi, l'altro quotidiano economico italiano, 500.000 imprese a rischio, sono quelle che non hanno rispettato le scadenze della rottamazione, ora il fisco intima il pagamento dei debiti in 5 giorni, poi scatteranno le procedure esecutive. E concludiamo la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, c'è la vittoria del Milan grazie al gol di Giroud, potere Milan, il francese ancora una volta decisivo, Leao supera, Osimhen troppo solo, Pioli vince la sfida con Spalletti e punge i neroazzurri, rossoneri in testa, Giroud firma l'impresa, Napoli battuto, l'Inter senza paura, Liverpool sappiamo deve recuperare ancora una partita affinché i giochi siano fatti, a Liverpool con i migliori pensando allo scudetto, quindi i nerazzurri tra Champions e campionato, arriva la Juve, basta solo un lampo di Morata, la risalita va terzo posto vicino contro lo Spezia, altra vittoria di Corto Muso. E prima di lasciarci ci sono altre scuole che rimarranno chiuse nella giornata di oggi causa neve, si tratta del comune di Tito a Palazzo San Gervasio, scuole chiuse anche a Ruoti, a Satriano di Lucania e come vi dicevamo a Genzano, Maschito, a Picerno, a Bella, ad Avigliano e come abbiamo potuto leggere sulla pagina istituzionale del Comune di Potenza, anche nella città di Potenza, esclusi però, dice il sindaco Guarente, gli asili nido. Bene, è tutto, si chiude qui prima notizia, questo primo appuntamento con l'informazione sulla nuova TV che torna a seguire con le altre strisce informative prima della prima edizione del nostro telegiornale in studio alle 13:50. Grazie per averci seguito, arrivederci.